buone le prime tre, pessima la quarta. Lo sapevamo, il Bologna di Ballardini serviva una svolta in positivo dopo il trittico di pareggi contro Lazio, Napoli e Samp, e invece la svolta è arrivata in negativo, e questo KO tremendo contro l'Udinese rischia di pesare non poco nell'economia del campionato rossoblù. In primo luogo nel morale, perché inevitabilmente un tonfo del genere, come per incanto, getta delle ombre, trasforma, incide, influenza il giudizio sull'operato di Ballardini, perché di colpo infatti scopriamo che 3 punti in 4 partite sono pochi, che la vittoria resta un miraggio, che la squadra continua terribilmente a faticare a creare, a produrre gioco. E poi chiaramente anche in termini di classifica questa sconfitta rischia di pesare, per fortuna attualmente non troppo, perché Livorno, Chievo, Catania, Sassuolo non hanno vinto, oggi il Bologna sarebbe comunque virtualmente salvo e questo è sicuramente un aspetto positivo. Però c'era la possibilità di trascinare definitivamente nella lotta retrocessione, nella lotta per non retrocedere, l'Udinese, che invece grazie al successo ottenuto sabato vola più 5 sul Bologna e può al momento tirare un grosso, per quanto non definitivo, sospiro di sollievo. Purtroppo, come già mi è accaduto contro il Napoli, lo sapete, mi dispiace terribilmente, però non posso fare a meno di chiudere l'analisi della gara parlando dell'arbitraggio, perché Bologna-Udinese è stata una partita non bellissima, equilibrata, ma decisa, indirizzata dal fischio a senso unico dell'arbitro, del signor Calvarese di Teramo, che ha prima regalato all'Udinese il rigore dell'1-0, il rigore del vantaggio, ne ha poi negato uno nettissimo al Bologna a 10 minuti dal termine e nel mezzo non ha espulso per doppia ammonizione all'Ann, e la testimonianza di questo torto è arrivata direttamente da un allenatore saggio ed esperto come Francesco Guidolin, che non a caso all'intervallo ha sostituito il diretto interessato. Se a questo quadretto, questa situazione già di per sé non certo esaltante, aggiungiamo le altre news così della settimana, ovvero la pesante contestazione effettuata dalla curva Bulgarelli ai danni del presidente onorario Gianni Morandi. Lo sapete, chi ha seguito l'ultima puntata del calcio di istituzioni per l'uso conosce la mia opinione. Secondo me questa contestazione è logica, legittima, però non opportuna nei termini in cui è stata proposta. E oltre alla contestazione, appunto, aggiungiamo come ultimo dato la grottesca gestione della vicenda Ipson, il neoacquisto del Bologna che è arrivato nelle scorse ore all'aeroporto Marconi di Bologna e non ha trovato nessuno della società ad attenderlo. Ecco che se ne ricava un quadro, un dipinto tutt'altro che benaugurante in chiave salvezza. Lo sappiamo, chi mastica calcio lo sa, per la salvezza servono unità di intenti, coesione e sintonia al di là dei valori tecnici tra le varie componenti di una squadra di Serie A, quindi società, tifosi e giocatori. Di tutto questo a Bologna al momento non c'è traccia, auspichiamo che in qualche miglioramento di qui a breve, altrimenti la situazione da critica diventerà davvero durissima. Passiamo ora in rapida rassegna alle prestazioni di alcuni singoli. Beh, dell'altra sera io salvo solamente le prove di Diamanti, Curci e Antonsson, come avrete certamente visto dalle pagelle. Cito anche Moscardelli, che è entrato molto bene in partita e che di fatto ha scavalcato Cristaldo nelle gerarchie di Ballardini. Per il resto, prestazione brutta da parte di tutti gli altri, con picchi negativi di insufficienza, a mio parere, rappresentati da Pazienza, Conè e Morleo. A dire la verità, non mi ha pienamente convinto, anzi, per nulla, la gestione della gara da parte di Ballardini, che ha accavallato moduli su moduli, ha spostato qua e là gli interpreti in modo assolutamente caotico, senza riuscire a cavare il proverbiale ragno dal buco. In particolar modo i cambi, la gestione, le scelte nei cambi non le ho condivise assolutamente, e andando nello specifico, la sostituzione di Bianchi, che è l'attaccante titolare del Bologna, l'attaccante a numeri alla mano più pericoloso di questa squadra, e secondo me, ecco, toglierlo a mezz'ora dalla fine in un match delicatissimo come quello dell'altra sera con la squadra in svantaggio è stata una scelta assolutamente infelice da parte del tecnico del Bologna. Arriviamo all'ultimo blocco della trasmissione, quello contraddistinto dal giudizio, dal commento sul mercato del Bologna, che come sappiamo si è concluso venerdì scorso. Non preoccupatevi, comunque non perderemo molto tempo, perché le operazioni in entrata concluse dal club rossoblù sono state soltanto 2, Eric Friberg e il brasiliano Ipson, mentre in uscita Zanzi è riuscito a piazzare altrove qualche esubero, e mi riferisco ad Agliardi, Aizien, Pisanu, Alibec e Jimenez.
però va sottolineato come invece i vari Paponi, Rodriguez e Della Rocca continueranno a bivaccare a parte sui prati di Casteldebole almeno fino a giugno, senza avere alcuna possibilità di vedere il campo. Ora, che mercato è stato quello del Bologna? Che voto potremo dare al mercato di, condotto da Guaraldi, Zanzi e Bagni? Beh, io personalmente darei 5, no, 5 e mezzo, non di più. Lo sapevamo, la priorità era l'acquisto di un attaccante titolare e in tal senso il Bologna si era mosso per tempo, intavolando qua e là varie trattative più o meno fattibili, da Gilardino a Belfodil, passando per Maxi Lopez e Flocker. Invece niente, è rimasto Bianchi, e questa è sicuramente una grossa responsabilità a mio avviso per la dirigenza rossoblù. Sono arrivati due rinforzi a centrocampo, appunto Friberg e Ibson, ma entrambi portano in dote delle controindicazioni. Friberg è un signor nessuno, un perfetto sconosciuto, poi speriamo si riveglia all'altezza della situazione, però insomma al momento le speranze non sono molte. Mentre Ibson, dalla sua, ha un curriculum di tutto rispetto, perché negli anni scorsi ha militato in club prestigiosi a livello europeo come il Porto e lo Spartak Mosca, arrivando addirittura a disputare la massima competizione europea, la Champions League. Però a destare qualche perplessità sono più che altro le sue condizioni fisiche. Ad onore del vero va detto che se queste male lingue saranno zittite, dato che ultimamente nel Corinthians comunque non ha giocato granché, il Bologna potrà dire di aver fatto un grande colpo, perché Ibson, il brasiliano, porta sicuramente in dote tantissima qualità, materia prima di cui invece al momento, fino ad ora, il centrocampo del Bologna è stato totalmente sprovvisto. Chissà, magari potremo assistere alle prime performance del talento carioca già a partire dalla prossima giornata a Torino contro il Toro, complice anche l'assenza di Conè per squalifica. Bene, anche oggi siamo arrivati alla conclusione della puntata. Vi ricordo che l'Angolo del Pigio torna lunedì prossimo, lunedì 10 febbraio, per parlare in studio di Torino-Bologna e delle eventuali novità della settimana rosso-blu. Per gli aggiornamenti chiaramente seguite il nostro portale qui bologna.tv. Vi ringrazio per l'attenzione, dandovi appuntamento alla prossima. Ciao ciao! Ai, 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 ai.